Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina vegana. Oggi cucineremo un goulash vegano. È la prima volta che mi cimento con questa ricetta. Noi lo faremo accompagnandolo con della polenta, che è una polenta normale. Io ho preso stamattina la polenta, questa, la farina di mais bramata, e la cuoceremo nella pentola a pressione. Quindi eviteremo la noia di 40 minuti di cottura e avremo comunque una polenta buona a livello di sapore, come simile, diciamo, a quella che è cotta nel famoso sumapaiolo per 40 minuti. Per fare questo goulash ci serviranno, io subito ho una dose molto ridotta, diciamo la dose per un paio di persone. Sui 40 grammi di bocconcini di soia, al limite potete trovare anche lo spezzatino. Nelle mie spalle vedete che c'è la teglia con l'acqua, con dentro carote, sedano e cipolla, che sta bollendo per fare il brodo vegetale, dove poi immergerò questi, come nella ricetta per fare il seitan, e le immergerò e farò riprendere e riidratare la soia. E a termine poi la schiaccerò come col seitan con lo schiacciapatate per tirare fuori tutta l'acqua. Poi ci serviranno, per la dose, diciamo, per questa porzione da due praticamente, una carota, non tutta questa, insomma, una via di mezzo tra queste due, una cipolla. Poi una scatola di pomodori a pezzettoni, questi li ho presi via Piacere Terra, se siete di Verona, adesso sono in offerta. E poi servirà il brodo che sto facendo, ho aggiunto anche un paio di cucchiai di salsa di soia oggi, di solito non li metto, però in questo caso ci vanno. Poi servirà del peperoncino, della paprika dolce e anche affumicata se l'avete, io non ce l'ho. Mezzo cucchiaino di cumino in polvere, della maggiorana. Io la maggiorana pensavo di averla, ma non ce l'ho. Allora si può sostituire con un pizzico piccolo di origano. Il sapore pressappoco è sempre della stessa famiglia. Poi serviranno due foglie di alloro, olio naturalmente extravergine d'oliva, sale e tutto qua. Mi sembra che controllo, perché effettivamente sì, beh, insomma, poi serve l'acqua bollente perché dovete metterlo dentro. Allora, se la polenta non vi piace, potete fare comunque il goulash con le patate, circa 20-25 minuti prima del termine della cottura. Tenete presente che deve cuocere questo goulash. Se avete la teglia di terracotta, usate quella. Io non so più dove l'ho messa, ce l'avevo una volta ma non l'ho più usata, e userò una pentola normale, e per circa 40 minuti. Quindi diciamo una ventina di minuti prima del termine della cottura, tagliate a dadini di una patata o due e poi la mettete dentro insieme e lo fate con le patate. Allora, intanto, per prima cosa, come abbiamo detto, mettiamo i nostri bocconcini di soia nell'acqua che ho fatto, nel brodo che ho fatto con le verdure, e li facciamo reidratare. Di soia ho messo, vedete, qui dentro la soia scolata, e adesso tiriamo fuori tutta l'acqua. Nel frattempo portate a bollore un po' di acqua bollente su un paio di bicchieri e fate soffriggere, e fate imbiondire, insomma, un po' il soffritto. Dopodiché aggiungeremo la soia, la faremo insaporire un attimo e ci metteremo dentro la polpa di pomodoro e tutte le varie spezie, e faremo andare a fiamma dolcissima. Facciamo insaporire un po' un pochino di soia con il soffritto e poi aggiungiamo il pomodoro, il sale e le spezie e naturalmente l'acqua bollente. Io aggiungerei anche un pizzico di zucchero di canna, perché per conto mio ce l'ho. Ecco, allora l'acqua bolle, buttiamo tutta la polenta di mais dentro nella pentola a pressione, rigiriamo finché vediamo che prende un'altra volta il bollore. Quando vediamo le prime bollicine,
chiudiamo e contiamo 4 minuti da questo momento. Come vedete, già scattata perché è talmente bollente la polenta. Passati 4 minuti, date una mescolata. Ecco, in questo caso, questo tipo di farina, potevo anche aggiungere qualcosina in più di acqua rispetto a quello che loro davano come dosaggio. Comunque va bene, adesso la mettiamo nel piatto e la prossima volta ci ricorderemo che invece di 1 litro su 250, come dicono loro, si può mettere anche 1 litro e qualcosina in più, insomma. Non tantissima, però magari un 5 ml, 50 ml si possono mettere in più. Allora, il nostro goulash vegano è pronto. Poi alla fine ho aggiunto anche le patate e mezzo peperone rosso, perché così mi andava come colori e sapori. Vi devo dire che è veramente molto molto buono. Potete anche sostituire i bocconcini di soia con del seitan, se vi piace. Noi lo serviremo in questa maniera, con una corona di polenta. Vedete, questa, trovate la ricetta, è fatta con la pentola a pressione, e in 4 minuti facciamo una polenta normale e metteremo all'interno dell'anello il goulash e quindi lo serviremo in questo modo, che è molto carino, insomma, un modo diverso di presentare un piatto vegano, diciamo, che però, insomma, vi farà fare un'ottima figura veramente. Ma le foglioline anche no, ma lo stesso. Ecco. Cosa ne dite? Non è bellissimo? Se vi è piaciuta questa mia ricetta, vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube, così, e iscrivervi cliccando il mattoncino apposito e anche cliccando la campanellina. In questo modo rimarrete sempre informati di tutti i miei nuovi video. Io vi ringrazio e vi aspetto anche sulla mia pagina Facebook Come ti cucina il vegano. Alla prossima e grazie a tutti voi.